Bella raga, sono ultimo. Ho preso questa bellissima ciambella vuota. Vuota come la mia vita. È strano pensare che per 22 anni io ancora non mi conoscessi. Cioè, solo adesso mi sto rendendo conto dei tanti difetti che mi hanno caratterizzato fino adesso e sto capendo molti dei miei atteggiamenti, delle mie scelte, dei miei comportamenti. Perché ora, conoscendo i miei difetti, riesco a migliorarmi ancora di più. E come ti accorgi dei propri difetti? Sbagliando, magari deludendo persone che per te sono importanti, sentirsi dire da molte persone la stessa cosa, ci sarà pur motivo, a una certa devi accettare il fatto che quello è un tuo difetto. E se molte persone ora stanno pensando, minchia, a 22 anni ora capisci quali sono i tuoi difetti, come ci si comporta, eccetera, bravo, cioè, meglio tardi che mai, no? Meglio tardi che mai, effettivamente. C'è sempre questa cosa della velocità, di fare tutto subito, imparare tutto subito, capirsi subito. Ragazzi, ma neanche a 40 anni una persona poi si capisce veramente. E in quest'anno io mi sento realmente maturato, perché sto sbagliando. Magari atteggiamenti, sto sbagliando scelte e mi sento molto più vivo rispetto a prima, che magari vivevo nell'inconsapevolezza. Ora so che sto crescendo, so che sto maturando e adesso io mi voglio godere la mia età, ma con più consapevolezza del futuro e con più consapevolezza di chi sono, di cosa faccio, di cosa voglio diventare. Ma facciamo degli esempi concreti. Uno dei difetti più grossi che mi viene attribuito è il fatto che inizio una cosa con tantissima carica, voglia di fare, sembra che mi voglio prendere il mondo e poi dopo un mese lo abbandono e sembra che non me ne freghi niente e deludo tutti. Perché non è che succede qualche volta, succede sempre. Ma anche con i video, che è l'unica cosa che voglio fare nella vita. Quindi, se perdo la carica e la voglia anche di fare l'unica cosa che mi piace fare nella vita, come pretendi fare poi anche tutto il resto? Me l'ha detto ieri l'insegnante del corso di inglese. Io ho iniziato questo corso di inglese a settembre e poi già ad ottobre stavo iniziando a calare. Poi vabbè, si è messo anche questo lavoro di mezzo. E ieri sono andato a fare di nuovo l'incontro con lui e a ricominciare il corso. E lui me l'ha detto che all'inizio ti vedevo tutto bello carico, contento, e poi dopo un mese già ti eri spento. Mi ha detto ci sono rimasto male. Scusami se mi metto così comodo, ma tanto è una chiacchierata tra me e te, quindi beh, chill. Me l'ha detto anche mia madre, la mia ragazza, il mio migliore amico, i miei amici. Ed è un difetto brutto. Vuoi e puoi iniziare tante cose, ma poi alla fine non concludi mai nulla. Cioè, ma che brutto è! Però poi qual è il lato positivo? È che ti rendi conto di questa cosa e puoi solo che migliorare, o puoi anche peggiorare, non lo so, si spera che comunque si migliori. Altri difetti con cui combatto, non so, mi sono reso conto di essere veramente permaloso, facilmente irascibile, anche se sono una persona veramente calma e tranquilla. C'è un'altra faccia della medaglia di una persona molto irascibile, permalosa. E di questa cosa ancora non ho capito perché. C'è stato, secondo me, un qualcosa che mi ha fatto scattare questa cosa, perché io penso che ogni nostro comportamento sia dovuto a un punto inizio, dei traumi. Se io sono permaloso adesso è perché prima mi è successo qualcosa. Quindi ogni volta che mi ritrovo a comportarmi in quella maniera che per me è sbagliata, freno un attimo e dico ok, facciamo un passo indietro e vediamo cosa si può migliorare. Non è una cosa che secondo me si può fare da un momento all'altro. Tu ora dici sì, adesso cambio. Però se per anni e anni sei stato così, poi è comunque il cambiamento. Ci devi lavorare, ci devi lavorare. Adesso mi voglio mettere per terra, non so, voglio essere più comfort. Ok. Ma accendiamo la luce, ma figa. L'altro mio difetto che mi sta seguendo da un po' di anni è questa chiusura sociale che a volte mi impongo, dove non c'è più voglia di uscire. Ci sta, a volte non c'è tanta voglia di uscire, di vedere sempre le stesse persone, fare le stesse cose, di fare magari qualcosa di diverso. Magari. Cioè, io ad esempio quest'anno ho fatto una miriade di sabati a casa, dove ho trovato nella mia stanza la mia zona di comfort. Cioè lì
ero sicuro, se mi annoiavo ero a casa mia, tranquillo, stavo a guardare qualche video su YouTube o scrivere, montare video, perché si sa, alla sera è quel momento in cui diventi un genio, ti escono tutte quelle idee fighissime e quindi vuoi star lì tutto concentrato, cazzo mi è venuta questa idea, ora la scrivo, ora magari cerco qualche video che mi ispiri. Ora ho capito che questa cosa non mi piace più, stavo un po' esagerando, esco più spesso. Boh, raga, questo è più un video per me stesso, sincero, avevo voglia di sfogarmi un po'. Fa anche bene questa cosa, perché è come se fossi andato dallo psicologo e avessi sputato fuori tutto quello che pensavo. E tanto qualcuno mi ascolterà, qualcuno no, però mi sento più ascoltato, mi sento più libero. Ed è una cosa che consiglio di fare un po' tutti, cioè, YouTube, i video, i social, in generale, è un mezzo importantissimo, non solo per fare balletti, video stupidi. Cioè, anche quelli ci stanno, va benissimo, ma magari per molte persone può essere una valvola di sfogo, come per me in questo caso. Beh, sì, mi piace creare robe fighe, però a volte uso anche YouTube come il mio diario personale, qua parlo, qualcuno mi ascolterà e va bene. In questo momento sto pensando di meno all'andatura del canale. In questo momento sto sperimentando molto, anche questi video solo chiacchierati, non c'è nulla di editato. Questo è un video molto semplice che in questo periodo mi riesce meglio fare perché non ho tutto questo tempo a disposizione, ho 2 giorni alla settimana per pensare, scrivere, fare, editare, magari mi fa schifo quindi lo devo rifare. C'è poco tempo. Ditemi se anche a voi piace. Io spero sempre che per qualcuno questi video possano essere utili. C'è gente che è nella mia stessa situazione e vuole sentirsi capito. Il tema di questo canale è la vita nei miei 20 anni. E questo fa parte dei miei 20 anni. Mi sto scoprendo, sto capendo molte robe. Sto facendo esperienze, lavori, eccetera. Quindi è questo il tema che voglio portare avanti. Il come si vedrà. Questo sarà un anno molto di scoperte, di esperimenti. L'obiettivo comunque è arrivare ai 10.000 iscritti, ragazzi. Quindi, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo con qualche vostro amico, mettete mi piace, commentate, come magari, oddio, mi sembra molto 2016 questa cosa, ragazzi. Facciamo che ci vediamo al prossimo video e basta.